torna Hydrogen Expo dall'11 al 13 settembre. Beh, domanda di rito in questi casi: quali sono le novità, ma anche quali sono i numeri? Beh, la novità è che la fiera continua a crescere in maniera anche imperiosa. Siamo già oltre i 170 espositori confermati. Tenendo presente che l'evento è ancora giovane, la novità è determinata dal fatto che è ormai accertato che l'idrogeno è il vettore del futuro, il vettore energetico del futuro, in quanto molto performante e soprattutto ecosostenibile. Quindi il problema, la problematica ambientale è diventata fondamentale. Certo, non c'è ancora l'economia di scala, nel senso che l'idrogeno è ancora costoso, che le infrastrutture devono assolutamente adeguarsi, che comporta anche investimenti da parte evidentemente dei governi. Abbiamo l'esempio di altre nazioni, per esempio come la Germania, dove nella media si stanno inaugurando punti di distribuzione dell'idrogeno su base settimanale. Quindi questo per quanto riguarda il discorso del trasporto. Voi sapete che noi siamo anche molto forti come organizzatori di eventi nel settore dei trasporti, ce ne sarà uno poi a ottobre che è un'assoluta novità, che è il T3, e comunque anche restando nell'ambito dei trasporti c'è anche molto importante il trasporto su rotaia, per cui abbiamo già dei casi di treni diciamo a idrogeno che funzionano già da tempo, sono temi della Alstom che funzionano da tempo alle ferrovie nord di Milano. Ma ci sono delle gare che stanno proprio a essere appaltate o già definite per la creazione di centri di rifornimento per idrogeno ad uso ferroviario. Quindi diciamo che le novità sono molteplici e adesso diventa anche difficile poterle indicare. Quindi l'unica cosa che posso dire è: se ci sono tra i lettori delle persone, dei vostri ascoltatori, delle persone che vogliono saperne di più, il programma dei convegni durante la 3 giorni dell'Hydrogen Expo sarà ancora più ricca delle passate edizioni, quindi c'è sempre anche un forte collegamento fra numero di espositori e numero di eventi convegnistici.